Benvenuti alla prima parte del nostro TG Sport, mondo dello sport locale, regionale, nazionale e internazionale. Come al solito, tutte le notizie sono illustrate nella prima parte. Nella seconda parte ricorderò i risultati di tutti i tipi di sport, poi le programmazioni per questo weekend che sta per cominciare. Già da stasera. Andiamo a vedere prima le notizie di sport. Intanto vi ringrazio sempre da AutoVisionTest R21 e Radio da Marco Daudi. Vi illustro subito le notizie regionali di sport regionale. L'Udinese e nuovo Empoli per l'Udinese sarà una roulette russa. La sfida Udinese-Velasque non cambia strada con l'Empoli, ma ripensa alla diga Berrani. La storia, un po' incredibile, si inciampa con l'arbitro e prende ben 6 giornate di stop. Incredibile, ma vero, una cosa che boh, non so che dirvi. Mi fa rimanere un po' ridendo, ma anche deluso, perché non è che magari l'ha fatto anche apposta, quindi se era involontario, che aveva le dai 6 giornate che non c'entrava niente di male, boh. Andiamo a vedere le notizie appena arrivate in redazione della UEFA National League. L'Italia, i convocati di Mancini contro il Portogallo, sono i nuovi e sono Sensi, Tonali e Grifo, le novità. Tornano Politano, invece out per Belotti, non convocato. Coppa Libertadores, parliamo della Coppa Supercoppa Argentina, della Coppa Libertadores che collega proprio una super classico finale, sarebbe Boca Junior contro River Plate, senza tettorica, ma un super classico finale veramente di Cardio Palma. Prepariamoci alle probabili formazioni della 12ª giornata di campionato, che già da stasera comincerà con un bel match tra Frosinone e Fiorentina. Ma andiamo a vedere che la Juventus torna a Mandzukic, Higuain in recupero nel Milan, che però ha una lunga lista di indisponibili. L'Inter Nangolan a riposo, nel Torino gioca Soriano, Ciano o KO nel Frosinone. La Roma ha recuperato i Pastore e Perotti, che iniziano in panchina. La Lazio fastidio muscolare per lui è Caicedo. Parliamo di sempre probabili formazioni, non sono formazioni ufficiali. Andiamo proprio a vedere Frosinone Fiorentina che si giocherà stasera alle 20:30 con Ciano KO e Piazza nel tridente della Fiorentina. Un anticipo del primo anticipo di sabato delle 15 sarà Torino Parma. Soriano titolare, Inglese pienamente recuperato. Parliamo del secondo anticipo dell'Euro 18, sarà Spal-Cagliari, con Paloschi favorito su Petagna, invece nel Cagliari Maran non cambia. Parliamo della partita delle 20:30, che sarà Genoa-Napoli, una partita interessante, tra cui le due tifoserie sono gemellate, e quindi sarà una bella partita di festa anche. Partita invece delle 12:30, dove ci sarà una partita lombarda tra Atalanta e Inter, dove ci sarà Zapata, Duván Zapata titolare, e Nainggolan non al top e quindi sarà in panchina e al riposo. Un'altra partita che ci giocheranno alle 15, ben tre partite. Una è Chievo-Verona, Chievo-Verona contro Bologna, Empoli contro Udinese e Roma contro Sampdoria. Parliamo della Chievo-Verona-Bologna, dove c'è Carini che sarà confermato, invece Palacio e Santander nel Bologna. Invece l'Empoli Udinese, Sans per la Cumina e Baracca Pau. Esordio con l'Empoli di Beppe Iachini. Come ben sapete, Beppe Iachini è il nuovo allenatore della Empoli, che dovrebbe affidarsi alla Cumina in attacco con Caputo. Invece l'Udinese con Audi, Newton, Teodorovic, Padu, Ingelsson per Julius Velasquez. E anche Brian non sta bene, dovrebbe tornare dopo la sosta nazionale. Parliamo della Roma-Sampdoria, Roma contro Sampdoria. Di Francisco ritrova Berotti e Pastore, entrambi a disposizione e utile a una gara in corso.
Yunder e El Sharawi dal primo minuto, invece out per Gerini e Barreto, per Marco Giampaolo, De Frel rientra dal primo minuto, Saponara confermato. Il primo posticipo della domenica alle 18 sarà Sassuolo Lazio, con Dukan confermato e Lucic e Luis Cancedo in dubbio. Lucic, veramente si dice, è vero. E l'altra invece, come fine, è come ben grande big match serale, sarà alle 20:30 da Milan Juventus con Higuaín in recupero e Mandžukić è ok. Andiamo a vedere invece le altre notizie, in particolare non di calcio ma di tennis, dove ci sono l'ATP della World Chess Tour Final. Djokovic per la gloria, Federer per il numero 100. Il borsino della ATP Finals 2018. Torniamo però al calcio, dove Ancelotti sta con Mourinho, gesto comprensibile, basta con gli insulti. Infatti è stato insultato tutto il tempo. Chi ha visto la partita ne può confermare. Altre notizie che arrivano dalla Champions League, la Champions League Europa League ci propina un clamoroso 6 su 6 di positivo. Altre notizie invece della pagina di figura. Che bravo Matteo Rizzo, quarto posto nel programma corto al Cup di Cropi. Notizie di ginnastica artistica, Fatè 2022, 2020. L'episodio secondo il decimo trofeo di Jesolo, dove l'infortunio di Giorgia Villa è la forza della squadra. Notizie che arrivano dai tifosi della Juve, protestano per il caro biglietti. Trecioni da San Siro, sciopero col Milan. Notizie che oggi compie gli anni Alex Del Piero, la genesi del gol del Pinturicchio, 3 anni fa il primo capolavoro. Notizie che arrivano dal basket europeo della CSEA Expo, KCSEA Mosca, espone il limite al Milano. E la panchina è corta e gli italiani non giocano. Milano ha perso per 85-90 e la CSKA Mosca come Real Madrid, infatti, come dicevo, il risultato già prima. Parliamo invece della squadra dell'Inter dove c'è Real Skriniar e valgo 100 milioni. Io penso a lavorare, non alle cifre e non penso alla serie dell'Inter. Pesa suo, bene. Parliamo invece di Serie A, dove proprio a mezzogiorno è arrivata questa notizia del Milan e Inter uniscono le forze per rinnovare un San Siro che già c'è intesa sui lavori. Parliamo del playoff dell'MLS, dove i Portland Trailblazers, dopo il calcio di rigore, vanno in avanti e battendo gli Seattle Sounders. Parliamo della Europa League di ieri, Milan rimedia nella ripresa contro il Betis Siviglia, finisce 1-1 grazie a un Suso che risponde allo Celso. Altre notizie dal calcio, l'ultima partita di De Gobba, addio al calcio da leggenda a 40 anni. Parliamo di nuoto, Super Gregorio Paltrinieri. Solo Welbronk lo batte nei 10 km della World Series di Dubai. E invece nuoto femminile, Arianna Brindi trionfa davanti a Rachele Bruni nelle 10 km donne proprio della World Series a Dubai. Andiamo a vedere altre notizie. Vediamo un po'. Proprio dell'NBA dei risultati di questa notte, dell'NBA Curry KO, i Bucks passano al Golden State, i Thunders ok contro i Rogers. Parliamo di altro, di altre notizie come questa della Europa League del Marole Corea, spediscono la Lazio nei sedicesimi, un po' prima della giocare in un'altra partita, così ha vinto 2-1 a Roma contro il Marsiglia.
Infatti, inviare un applauso ai miei ragazzi, ora il primo posto del girone sarebbe importante. Prima anche delle altre squadre europee, come l'Arsenal, il Bayern Leverkusen, davanti a con due turni di anticipo. E Dinamo Zagabria, che sorpresa. Parliamo della Paralimpiadi, tanto di cappello alla campionessa Beatrice Beppe Bio, vince la Coppa del Mondo a Tbilisi, in Marocco, dove è la quarta volta consecutiva. Tanto di cappello a questa olimpionica, paralimpionica Beppe Bio, in scherma. Parliamo di altre notizie della Eurolega di basket, dove c'è l'Eurolega che è il passaggio tra ispitoso di Mikko per Trzeszewski, che schiaccia terzo quarto super di Milano, ma ahimè ha perso Milano. La partita invece del Real Madrid, che ha vinto 66 a 87 in Israele contro Maccabi Tel Aviv. Poi Gran Canaria ha perso contro Efes. E poi ancora sci di fondo. A 2 settimane dal via, Pellegrino dice: non vedo l'ora di iniziare la stagione. Spero nel mondiale. Un po' in ritardo, ma tanti auguri lo stesso a Chicco Molinari di golf. L'azzurro che ha fatto impazzire l'Europa grazie alla Ryder Cup. Altre notizie: sì, un brutto lutto nel calcio femminile. Muore a solo 19 anni. Verena Erlager, peccato. Altre notizie: canton internazionale Massimo Carrera, l'addio con Sparta Mosca è dolce, con restrizioni all'aeroporto. Beh, riconoscimento. Altre notizie non ne ho, e allora ci sentiamo nella seconda parte con risultati di gare, di partite, di qualificazioni, di prove libere di Formula 1, e quindi vedremo tutto dopo nella seconda parte. Vi ringrazio veramente per l'ascolto da AudioGiornalista e Radio 1 Radio. La prima parte del TG Sport finisce qui. A dopo, ciao ciao. Produzione? Tutto il materiale trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o risorse web free o con licenza dell'autore, pertanto è libero da copyright. Tutte le promozioni o le pubblicità sono gratuite o con scambio alla pari. Sì, l'attività della trasmissione è no profit. Sì. Ok. RTA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Start, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare.